È con questo gol su punizione di Adnane Essoussi che il Montevarchi riesce a superare la Sansovino per 1-0, acquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Toscana, dove troverà la Baldaccio Bruni. Non disdegnano l'appuntamento i due allenatori, Vittorio Brilli e Atos Rigucci, anche se l'attenzione è rivolta ai prossimi impegni in campionato. È una Sansovino propositiva e senza timore quella che nel primo tempo affronta il Montevarchi. In difesa rischia poco o nulla e con Sireno, play basso, prova a innescare in velocità Lazzeroni e Casini. Alla fine del primo tempo, tuttavia, i liberali non si è ancora sporcati i guanti e in compenso il Montevarchi inizia a farsi vedere dalle parti di Lancini, ma anche lui, come il collega De Valdarnesi, deve sbrigare solo ordinaria amministrazione. Serve un episodio per spezzare gli equilibri che puntualmente arriva al 57esimo. Essoussi si incarica di battere una punizione dal limite, il pallone passa in mezzo alla barriera arancio-blu e si infila in rete con l'ex Sansepolcro che festeggia sotto il settore ospiti. La Sansovino reagisce subito e guadagna un penalty con il Montevarchi che resta in 10. Sul dischetto si presenta Casini, ma il bomber della Sansovino calcia centralmente i liberali, riesce a deviare. Sul finire dell'incontro l'arbitro ristabilisce la parità con l'espulsione di Nocciolini, reo di aver commesso un fallo da ultimo uomo su Essoussi lanciata a rete. Non fruttano il pari gli ultimi assalti della Sansovino con il Montevarchi che controlla fino al 95esimo per festeggiare il passaggio ai quarti, frutto di una gara in cui ha controllato con ordine sfruttando l'occasione avuta con Essoussi. La Sansovino esce a testa alta dalla Coppa Toscana tra gli applausi dei propri sostenitori.